Festa sul campo per l'Inter di Simone Inzaghi, chiamata subito ad una trasferta molto complicata già di rientro dalla sosta. I campioni d'Italia dovranno infatti affrontare la Roma di Juric all'Olimpico domenica sera in una gara da non fallire per non perdere terreno rispetto alla concorrenza. Saranno quindi giorni subito intensi per Lautaro e soci, vista anche la Champions alle porte la prossima settimana. Il focus è quindi tutto sul presente con le prossime sfide da affrontare, ma il nome di Simone Inzaghi in questo periodo è iniziato a circolare anche in ottica mercato. In Premier c'è un top club in particolare che da anni fatica a tornare agli antichi splendori, e che anche in questa stagione ha iniziato col piede sbagliato. Si tratta del Manchester United del criticatissimo Erik ten Hag, finito nuovamente nell'occhio del ciclone dopo una partenza completamente da cancellare. I Red Devils sono 14esimi con soli 8 punti conquistati in Premier in 7 giornate. Bottino disastroso per l'allenatore olandese, che al netto delle dichiarazioni di facciata viene costantemente messo in dubbio. Calciomercato Inter, non solo Inzaghi, spunta Frank per il Manchester United, in questo senso era stato accostato in maniera suggestiva al Manchester anche il profilo di Simone Inzaghi, ma è un altro l'allenatore che potrebbe farsi largo. Secondo quanto evidenziato dal Mail Sport, Thomas Frank, attuale allenatore del Brentford, ha attirato l'attenzione per il suo impressionante lavoro con il club londinese e pare stia emergendo come una scelta a sorpresa per gestire i Red Devils. La metodologia di lavoro, il calcio offerto e i risultati ottenuti mettono quindi Frank nel lotto delle possibili alternative all'eventuale post Ten Hag. Crescono quindi le pressioni sull'olandese chiamato ad un immediato cambio di passo per evitare brutte sorprese nell'immediato futuro. Curiosamente ai microfoni del club lo stesso Frank ha parlato della situazione di Ten Hag. Come capo allenatore, riconosco cosa si prova a trovarsi in una situazione come questa. Penso che le critiche siano eccessive. È chiaramente un bravo allenatore, ha vinto 2 trofei in 2 stagioni. Ma capisco come funziona, Frank ha concluso. Non è mai solo l'allenatore, i giocatori, i tifosi o il consiglio di amministrazione, è una combinazione di tutte queste cose. Offrono il doppio per Barella, via libera di Oaktree. A sorpresa Barella potrebbe lasciare l'Inter. In caso di una proposta importante, Oaktree valuterebbe con attenzione l'offerta del club. Tra gli artefici dei successi dell'Inter c'è sicuramente Nicolò Barella. Il centrocampista sardo nel giro di poco tempo è diventato punto di riferimento dei nerazzurri e idolo della tifoseria. Le prestazioni di Barella non sono passate inosservate a molte squadre, ormai da tempo si parla della possibilità di un trasferimento dell'ex Cagliari in un'altra big. Fino ad ora non c'è mai stata questa possibilità per diversi motivi, ma ora la situazione rischia di cambiare. Secondo alcune indiscrezioni che arrivano dalla Spagna, un club sembra essere pronto a mettere sul piatto una proposta importante per strappare Barella all'Inter. Da parte di Oaktree nessuna chiusura. La proprietà americana sarebbe pronta a sedersi ad un tavolo per valutare con attenzione l'offerta. Naturalmente bisognerà vedere se le cifre sono reali oppure no. In caso contrario le porte ad una partenza ritornerebbero chiuse. Il futuro di Barella potrebbe presto ritornare ad essere al centro di diverse voci di calciomercato. Il centrocampista ha da poco rinnovato con l'Inter fino al 2029 e nei suoi programmi non c'è assolutamente l'intenzione di lasciare Milano.
è molto legato a questa maglia e immagina il suo futuro solamente in nerazzurro. Naturalmente, come già successo in passato con altri giocatori, non c'è solo lui e non è da escludere che alla fine possa comunque lasciare il club meneghino. Calciomercato Inter, offerta per Barella, le ultime. Stando alle notizie che arrivano dalla Spagna, il Liverpool sarebbe intenzionato a fare sul serio per arrivare a Barella. Si tratterebbe di una proposta davvero interessante per l'Inter. Si parla infatti di una offerta di 80 milioni di euro, il doppio di quanto speso dai nerazzurri per acquistarlo, tra prestito e obbligo, nel 2019. A questo punto Oaktree potrebbe davvero sedersi ad un tavolo e valutare con attenzione la possibilità di dire addio al centrocampista. Naturalmente solo se le cifre saranno queste. In caso di offerta più bassa, la situazione potrebbe assolutamente cambiare. E Barella? Forse quello potrebbe rappresentare il compito più difficile per il Liverpool. Il centrocampista non ha mai pensato di lasciare l'Inter e non sarà assolutamente semplice per i Reds convincere il centrocampista ad approdare in Inghilterra. Ma naturalmente questo è un qualcosa che viene dopo. Prima ci deve essere la proposta di 80 milioni per far traballare Oaktree. 3. Inter. Prima convocazione per Thomas Berenbrook. Ecco chi è il classe 2005 che ha piegato il Manchester City. In casa Inter c'è emergenza a centrocampo. Aslani e Zielinski sono entrambi alle prese con qualche problemino e allora Inzaghi è alla ricerca di soluzioni che possano aiutarlo a far fronte all'insidiosa trasferta romana. A tal proposito, un aiuto arriverà sicuramente dalla squadra primavera, da cui il tecnico nerazzurro attingerà per pescare un profilo che conosce molto bene e che risponde al nome di Thomas Berenbrook. Il centrocampista classe 2005 ha già avuto modo di lavorare con Simone Inzaghi perché ha svolto tutto il ritiro con la prima squadra, prendendo anche parte alle amichevoli estive. Ma quella contro la Roma sarà per lui la prima convocazione tra i professionisti, in occasione di una gara ufficiale. UN piccolo Barellino, ma chi è Thomas Berenbrook? Visto da Roberto Samaden, è arrivato dal Renate come under 14, negli anni della grande collaborazione tra i due club. Ha svolto l'intera trafila in nerazzurro, facendosi apprezzare sia come ragazzo che come calciatore. Centrocampista dotato di un gran bel motore e di discreta qualità, negli anni ha sempre realizzato molti gol e un po' ricorda Nicolò Barella come tipo di calciatore, chiaramente con le dovute proporzioni. Tra le sue specialità, il gol dalla distanza. Ottimi numeri classe 2005, Berenbrook è l'esperto del gruppo Primavera, l'uomo guida per i suoi compagni. Nonostante le offerte per andare a giocare, in estate ha scelto di non partire e di giocare ancora un anno in nerazzurro. La stagione per lui è iniziata benissimo, con una meravigliosa doppietta in Youth League contro il Manchester City, che aveva aiutato l'Inter a conquistare 3 punti preziosissimi per il cammino nella competizione. Per lui finora 3 gol in campionato e 2 in primavera, per un totale di 5 marcature in 9 presenze. Niente male per uno che di mestiere fa la mezzala. Ma domenica sera sarà tutta un'altra storia. Per Thomas Berenbrook arriverà la prima convocazione in prima squadra.